Buonasera a tutti, siamo al Teatro Pandurera di Cento in compagnia del grande Ugo Pagliai, che salutiamo, buonasera, buonasera, e ringraziamo per l'intervista che ci concede. Allora, questa sera Teatro di Cento... Sono io onorato di ricevere appunto le domande da una vincitrice. E lei sarà lei la vincitrice, Elena, che questa sera inaugura il contest Intervista all'artista. Quindi farà la domanda. Va bene. Le chiediamo questo, quindi questa sera in scena su questo palcoscenico ci sarà Odio Amleto, un titolo che così d'impatto ci riporta un pochino, ci fa pensare alla tragedia shakespeariana, cosa che invece questa commedia è tutt'altro. Tutt'altro, ma si basa sulla tragedia shakespeariana, sì. Perché è la storia di un divo della televisione, il quale, l'entourage, vuole che faccia uno scalino in più per fare teatro e quindi per avere più uno spessore diverso, insomma, dalle fiction, il quale viene controvoglia, diciamo, in questa zona, in questa scena, in questa casa, in questo castello quasi, e poi continua a non voler a che fare con Amleto, e quindi appare in questo momento, tramite una seduta spiritica, John Barrymore. Avete visto qualcosa, un segnale? Per quanto mi riguarda, proprio no. Di Barrymore neanche l'ombra. Mi dispiace, che ti sei andata da fare, ma... Casa mamma è l'unica che riesco a contattare, ma è una cosa così emotiva. Grazie, voglio dire, se non c'è un bisogno reale in chi chiede aiuto non funziona. No, sei stata bravissima, e tua madre fa bene a non mischiarsi in certe cosucce. Barrymore, che è stato uno dei più grandi Amleti d'America, e il quale ha un rapporto molto comprensivo nei confronti di questo personaggio, Andrew Rally, e non solo è un personaggio naturalmente venuto dall'aldilà con tutto il bagaglio, ma oltre che dare delle lezioni di recitazione, così, che poi ci sono alcune cose, racconta anche dei momenti della propria esistenza, di quando, dopo aver fatto il grande successo dell'Amleto, diciamo, ha preso altre strade, che è quella dell'ubriacatura, dell'alcol, delle cose, le donne, via, no, le donne non sono come l'alcol, ma insomma, e quindi c'è un rapporto qua di padre e figlio. Cadavere. Allora la seduta spiritica ha funzionato per davvero? La mamma di Felice ti ha riportato qui da laggiù? Niente affatto, tu mi hai chiamato. Io? Come vuole un'antica tradizione teatrale, ogni anima che sia per interpretare Amleto ha il potere di evocare un attore che nel tempo lo è stato. Barbey, Keane, Irving, io, John Barrymore, ho risposto al tuo richiamo. Mi stai dicendo che tu sei qui per aiutarmi a fare Amleto perché anche tu l'hai fatto? È così? Ah, ma allora è tutto risolto, perché io non lo farò. Grazie tante, tornatene pure da dove sei venuto. Temo che questo non sia possibile, mio caro Andrew. Perché no? Non posso tornare finché non porto a termine il mio compito, cioè fino a quando tu non avrai fatto Amleto! È così, esattamente. E se non lo faccio? Io resto qui fra queste mura, intrappolato per sempre. Padre figlio, che padre appunto parla di questa sua debacle per istigare, arricchire, diciamo, il bagaglio del figlio, per avere la possibilità di fare questo Amleto, insomma, ecco. E questo è un momento particolarmente, particolarmente importante, insomma, perché uno, un padre che parla della propria esistenza
ritenendola fallita, come naturalmente non ritornerà mai più su un palcoscenico, e quindi gli dice che a un certo punto ho affrontato il drago sarebbe Amleto, che è un personaggio quasi bello, bellissimo, impossibile anche, però lui quando era giovane ha recitato questo personaggio, e allora lui vuole che anche il figlio, diciamo, adottivo abbia il coraggio di affrontarlo. Ma tu pensi che sia qui? Che ciò serve? Barrymore? Ah, sì! Oh, ciao Barrymore! Ovunque tu sia! Benedici questa serata! Conoscenza, perché non ti cambi un po'? È tutto il giorno che sono sopraeccitata. Tutta la settimana non riesco a calmarmi. Felicia? Com'è il sesso? Ah, già, tu non pratichi. Ma mi meraviglia che tu sia agitata. Questa sera recita con lei anche sua moglie. Sì, sì. E Gabriel Garco, e quali sono anche gli altri attori che... Sì, Gabriel Garco, Paola Gassman, la quale è un personaggio molto particolare, perché ha avuto una storia, ha avuto una serata particolare, insomma, in questo palazzo, e quindi è l'unico personaggio, oltre a quello di Andrew Rally, che vede il personaggio in carne ed ossa, cioè, il fantasma, ma lo vede, insomma, perché insomma è la magia del teatro e la magia anche della situazione, e quindi voleva dare un saluto, perché sapeva che avevo promesso che John Barrymore sarebbe ritornato, voleva dargli l'ultimo saluto. Ed è una scena molto bella, molto toccante, con un ballo finale, e quindi è bello che il pubblico apprezza e ama. Ma l'ho anche detto tutto per la prima volta. Benvenuto nell'ordine reale degli Amleti. Principi attori. Noi non camminiamo. Andiamo a grandi passi. Noi non parliamo. Declamiamo. Sussurriamo. Ruggiamo. Fratello Amleto. Mio re. Il momento di proclamare il mio legittimo erede è arrivato. Inginocchiati, Rally. E dove? Io ti nomino principe Amleto. Tu entri a far parte di una stirpe eccelsa. Da qui in avanti. Adesso Elena farà la domanda che ha. La commedia portata in scena in Odio Amleto è stata definita come una storia di autostima e crescita personale. Cosa ha contribuito nella lunga e brillante carriera di attore di teatro alla costruzione della sua autostima e crescita personale come proprio attore, in qualità di attore? Ma sai, come crescita personale, indubbiamente, quando uno cerca di insegnare a un altro attraverso la propria esperienza o esistenza, è un fatto molto, molto importante. Quindi è un interrogarsi profondamente, andando ad aprire certi sportellini che abbiamo dentro per far uscire i fantasmini. Ecco. E concludiamo facendo una domanda, non me ne voglia, che la facciamo un po' a tutti, se possibile. Un saluto ai nostri telespettatori, un po' come lo farebbe Barrymore. Ma Barrymore è un personaggio che, contrariamente a quanto si può pensare così, che recita sempre, invece è un personaggio semplicissimo. Quindi io rivolgo un grande saluto, un grande abbraccio a tutti i cittadini di Cento e dintorni. E io ho un ricordo bellissimo di Cento nell'altro teatro. Penso che era un pirandello, una cosa del genere, e quindi mi ricordo ancora il teatro, purtroppo il terremoto ha lesionato qualche cosa, spero che ricresca più importante di prima,
E niente, vi abbraccio tutti e arrivederci. Grazie. Grazie. Beh. Appena terminato lo spettacolo Odio Amleto in Pandurera, una Pandurera pienissima, quindi un grande successo. Ugo Pagliai, Paola Gassman, Gabriel Garco, un successone. Tantissima gente e tantissimi applausi. Come ha detto anche Maria Rita, veramente un grande successo. Il cartellone di prosa 2017-2018 della nuova gestione della Fondazione Teatro Beneficento è partita nel migliore dei modi. Abbiamo assistito a una pièce veramente coinvolgente, applausi a scena aperta, quindi credo che questo sia il miglior inizio per questa nuova stagione, questo nuovo CDA che affronta questa nuova sfida nella gestione del teatro. Anche per noi è stato un momento molto emozionante, perché è stata praticamente la prima di intervista all'artista con la prima domanda proprio portata in scena da uno di voi. Quindi vi aspettiamo ancora anche per le prossime per i prossimi appuntamenti del teatro. Inviateci le vostre domande, noi selezioneremo quella migliore e vi porteremo insieme a noi sul palcoscenico a intervistare l'attore.